Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlarvi dell'aggiornamento del 28 dicembre, quindi domani, di Rules of Survival, ragazzi. Questo bellissimo Battle Royale game stile Fortnite o Battlegrounds per essere un po' più precisi, che sta veramente spopolando sui nostri dispositivi mobili, chi ha Android e chi ha iOS. Beh ragazzi, con l'update del 28 dicembre avremo davvero un bel po' di roba basugosa, basugosa. La prima ragazzi, la prima cosa importantissima, loro ci dicono, ragazzi ve l'ho tradotto tutto in italiano per voi, perché ancora non è nulla contemplata la lingua italiana nel update che ci rilasciano gli sviluppatori di ROS, Rules of Survival. Loro dicono: mentre accogliamo il gioioso nuovo anno, una nuova crisi è scesa su di noi. Ai ai, un misterioso virus sta distruggendo tutto il campo di battaglia e molti soldati si sono trasformati in zombie. Ah! Nuova modalità zombie, ragazzi, dal 28 dicembre. Praticamente loro ci dicono: questa imminente battaglia che sta per avvenire tra soldati e zombie nella foresta oscura, non sappiamo bene, piena di nebbia, è molto lontana da un tipico fine anno di relax. Allora ragazzi, che cosa succederà in questa modalità zombie? Praticamente i giocatori selezioneranno la modalità nel matchmaking durante il menu iniziale di gioco e un quantitativo limitato di soldati rinascerà come zombie. E non sarà il classico zombie, no, questi zombie ragazzi avranno la possibilità di saltare sui tetti delle case e di oltrepassare con un colpo solo i muri. Non sappiamo ancora che cosa succederà, ma di certo, oltre ad aver inserito questa fantastica nuova modalità, hanno aggiunto una nuova pagina nello shop, quindi dedicata al nuovo update del 28 dicembre. Praticamente nello shop adesso c'è la possibilità di convertire i diamanti in monete d'oro. Io ragazzi sapevo che i diamanti sono quelli acquistabili con gli euro, quindi quei soldi veri nello shop, ma qua loro dicono che dei diamanti potranno essere convertiti in oro da spendere quindi poi nei supply box, che sono, lo sappiamo bene, le scatole che contengono dei miglioramenti estetici sia per il nostro personaggio che per il nostro paracadute. Tra l'altro ragazzi, loro ci dicono che in un periodo molto limitato, quindi ovviamente anche la modalità zombie non credo che rimarrà per sempre, sarà possibile acquistare dei nuovi box speciali che conterranno ad esempio il set da pompiere, il set da fattorino, il set da renna di Babbo Natale e tante, e addirittura un paracadute per orsi. Non sappiamo bene che cosa voglia dire, non ci dicono altro. Ci ricordano ragazzi che sarà possibile acquistare questi pacchetti speciali, quindi questi supply box, li chiamiamo come li chiamano loro, che sarebbero i forzieri di Clash Royale, ecco, se volessimo fare un paragone, solo per un periodo molto molto limitato di tempo. Ma non si sono assolutamente limitati ragazzi a fermarsi solamente a questa nuova modalità, hanno fatto un mega aggiornamento che adesso vi vado a dire. Hanno inserito ragazzi un nuovo fucile d'assalto, la S-Val, questo c'era anche nei vari giochi di guerra per PlayStation, Battlefield, Call of Duty. Praticamente lo potremo trovare come al solito in giro
scusate, per la mappa, come si fa con tutte le altre armi. Quest'arma avrà due modalità di fuoco, la modalità singola e la modalità raffica, e verrà già dotata di un mirino 4x e di un silenziatore. Tra l'altro, ragazzi, questi due oggetti che vengono forniti con l'arma non saranno rimovibili, quindi effettivamente molto interessante anche il fatto di avere già un'arma silenziata qualora noi la trovassimo in determinate sessioni di gioco dove non vogliamo far scoprire da dove stiamo sparando. Hanno aggiunto anche una nuova funzione di chat vocale nella lobby principale. Già lo sappiamo, ragazzi, che è stata finalmente, con un paio di aggiornamenti fa, introdotta la chat globale, mentre infatti vediamo in basso a sinistra che si può scrivere, infatti vediamo sempre caratteri incomprensibili, sono penso russi o cinesi che parlano tra di loro, non russi con cinesi, non si capirebbero, ma cinesi con cinesi, russi con russi, avranno che difficile. Avranno anche la modalità chat vocale adesso. Però andiamo a parlare veramente delle modifiche che hanno fatto a livello di gameplay, ragazzi. Hanno ridotto i punti salute dei veicoli ed effettivamente ce ne avevano davvero tanti prima di fare esplodere. Magari posso sparare 107 colpi di mitragliatore contro una macchina prima di farla esplodere, mentre hanno aumentato invece il raggio di sterzata di tutti i veicoli, quindi questo ci permette di avere meno sensibilità, credo, a livello di swipe quando andiamo a ruotare le gomme. A volte a me succede che anche se mi muovo piano giro tutte le ruote e effettivamente dava un po' fastidio. Hanno migliorato, ragazzi, tantissimo anche il nostro personaggio, scusate, tra cui il movimento in avanti dello stesso. L'hanno reso praticamente più fluido e naturale, quindi meno meccanico, diciamo. Hanno ottimizzato il feeling dello sprint del personaggio, che veniva rifatto dopodiché aveva sparato un colpo, quindi dopo che abbiamo sparato molto più naturale la corsa se dovessimo in qualche caso muoverci. Hanno ridotto la velocità di recupero del rinculo nella modalità singolo, quindi non a raffica, dell'M4A1, dell'AKM, della R15 e dell'M14 EBR. Sono tutti dei fucili d'assalto, quindi rinculo moderato, adesso possiamo mantenerli un pochettino più stabili per mirare anche a bersagli un po' più lontani. Hanno invece aumentato il rinculo di tutti gli altri fucili, non so bene adesso nel dettaglio di quali fucili si parli, comunque tutti gli altri. Hanno modificato anche il mirino dell'AWM, che è un altro fucile a raffica, che adesso verrà dotato direttamente con un 4x, quindi anche questo viene dotato di un mirino a lunga media distanza, diciamo. Hanno fatto delle modifiche molto interessanti anche alle granate flashbang, che sono quelle che noi tiriamo ma che non esplodono, danneggiando e distruggendo quello che c'è intorno a loro durante l'impatto con il suolo, ma evocano questa luce stordente, ragazzi, questo fumo anche stordente, che adesso, ragazzi, stordirà i giocatori avversari che si troveranno nell'area della granata flashbang e che tra l'altro non avranno più possibilità di sentire nessun suono per un periodo limitato di tempo. Quindi molto interessante anche questo. Hanno anche, già che c'erano, risolto un problema di animazione dove l'effetto della flashbang non veniva visualizzato correttamente, e hanno anche aumentato la durata dell'effetto della flashbang. Hanno anche, ragazzi, aumentato la distanza con cui possiamo lanciare degli oggetti, quindi ad esempio lontanamente possiamo lanciare di più le granate, ragazzi, aumentata il raggio di distanza del lancio degli oggetti. E hanno regolato anche il colore che appare quando un proiettile colpisce un bersaglio, perché prima a volte non si capiva bene se l'avevamo colpito o non l'avevamo colpito.
hanno sistemato qualcosa anche, ragazzi, relativamente alle armi da mischia, quindi quelle che fanno il melee, se volessimo essere un po' più inglesi, che sono il piede di porco, la padella e il pollo di gomma, adesso hanno tutti gli stessi effetti sonori. Io spero che non mi abbiano tolto però lo squeeze del pollo di gomma, perché era veramente un qualcosa di meraviglioso. Hanno aggiunto una musica di sottofondo al menu principale di accesso e hanno anche ricreato da zero i suoni dell'MP7, che è un fucile mitragliatore, e dell'APP-19, che è una pistola invece. Hanno ottimizzato anche il suono del veicolo a tre ruote, quello che sembra un Apecar che ci va in giro, quello che c'è il tipo che sale da dietro. E per ultimo, riguardo al gameplay, le armi da mischia adesso non appariranno più nelle mani del nostro giocatore mentre stiamo nuotando. Ci sono, ragazzi, anche uno sbrego di fix che hanno fatto a livello proprio di bug nel gioco, ma sono davvero tantissimi e ve li lascio godere a voi durante il nuovo aggiornamento del 28 dicembre. C'è da fare una nota veramente molto molto positiva per gli sviluppatori di ROS, ragazzi, perché hanno esplicitamente scritto che sono tantissimo al lavoro contro i cheaters e gli hacker. Quindi, se avete incontrato per caso qualche personaggio che stava hackerando il gioco o che comunque usava dei chat per magari non essere colpito, muoversi più veloce o sparare anche attraverso i muri, sono stati eliminati. Almeno questo è quello che ci viene scritto nel comunicato ufficiale del team di sviluppo di Rules of Survival. Beh, ragazzi, io spero che questo video aggiornamento vi sia piaciuto. Vi ricordo di mettere un bel like se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo presto! Ciao!